Vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli tra Castellammare di Stabia e i comuni limitrofi. 13 gli arresti eseguiti questa mattina. La squadra mobile di Napoli e i poliziotti del commissariato di Castellammare hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di numerose persone. Le indagini coordinate dalla DDA riguardano una serie di reati, tra cui estorsioni, violenza privata e violazioni in materia di armi ed esplosivi, aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa, commessi tra il 2013 e il 2016 ai danni di imprenditori, esercenti commerciali e professionisti a Castellammare di Stabia, Pompei, Gragnano, Pimonte ed Agedola. Dalle indagini è emersa la perdurante operatività di diverse storiche organizzazioni camorristiche, tra loro sostanzialmente alleate, ciascuna delle quali ha continuato a imporre costantemente il pizzo nei territori di rispettiva competenza. Tra gli arrestati figurano esponenti di spicco e vertici dei clan d'Alessandro, a Feltra e Cesarano e alcuni imprenditori, tra cui Adolfo Greco. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per omicidio stradale un ragazzo di 21 anni che in una spericolata gara d'auto con un coetaneo provocò nella notte tra venerdì e sabato scorsi un incidente costato la vita a un netturbino. Alla guida della 500 del nonno con a bordo la sua ragazza, il 21enne ingaggiò una gara con un giovane e durante la corsa, protrattasi per il centro di Pozzuoli, investì frontalmente uccidendolo all'istante un operatore ecologico di 62 anni. Il netturbino in motorino si stava recando al lavoro come ogni notte da Napoli a Procida passando per Pozzuoli. È stato identificato e denunciato per omicidio stradale in concorso anche l'altro giovane che stava gareggiando, un incensurato 21enne di Quarto che guidava alla Fiesta della Madre e che dopo l'incidente tornò sul luogo dell'accaduto senza spiegare cosa fosse realmente successo. Due anziani coniugi sono stati ricoverati in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Cardarelli di Napoli per le conseguenze di uno scoppio seguito da un incendio avvenuto ieri sera nella villetta dove vivono in località Varcaturo nel comune di Giugliano in Campania. Secondo quanto riferito dai carabinieri, in viale Parco della Noce, a causa del cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento a gas propano liquido, c'è stata un'esplosione con conseguente incendio che ha interessato una porzione della villetta a tre piani parzialmente crollata. Nell'esplosione sono rimasti feriti un uomo di 80 anni e sua moglie di 78. A scopo precauzionale è stata sgomberata anche una casa vicina che ha registrato danni. Intensificati sul territorio di Napoli e provincia i servizi della Guardia di Finanza contro il contrabbando di prodotti energetici sottoposti ad accisa. I militari hanno posto sotto sequestro a Napoli e ad Ercolano due impianti di distribuzione di carburanti con relative colonnine e pistole erogatrici, cisterne interrate e 5 tonnellate di prodotti petroliferi. In un caso le Fiamme Gialle hanno constatato che il titolare del distributore aveva manualmente modificato la serie numerica di portata sul cosiddetto totalizzatore delle colonnine, riportante il numero dei litri erogati, dato grazie al quale vengono calcolate le imposte dovute all'erario. Nell'altro caso, il titolare del distributore è stato denunciato per violazione al testo unico ambientale, in quanto deteneva in maniera non adeguata 250 kg di oli esausti nella stessa stazione di servizio, inoltre era presente manodopera in nero. I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne del luogo, figlio di un 45enne ritenuto affiliato al clan De Rosa, operante nel controllo degli affari illeciti a Qualiano e dintorni. Il giovane è stato sorpreso dopo un prolungato servizio di osservazione in via Santa Rosa, dove aveva dato vita ad attività di spaccio di stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato a San Giuseppe Vesuviano un marocchino 34enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato furto aggravato. I militari dell'arma lo hanno bloccato mentre stava danneggiando a colpi di mattone di cemento la vetrina di un negozio di abbigliamento con lo scopo di rubare i capi in esposizione. L'arrestato sarà processato con rito direttissimo. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.